Eccoci qua ragazzi. Tutto pronto. Bello organizzati. Bene, nel frattempo che aspettiamo qualche minutino, saluto tutti coloro che si stanno collegando e vi anticipo, abbiamo bisogno di una sedia. Quindi nella lezione di adesso abbiamo bisogno di una sedia. Andremo a lavorare oggi con un bel circuito dove alterneremo le nostre alte intensità a medie intensità. E quindi oggi vediamo come possiamo fare per mantenere le nostre cosce e i nostri glutei forti e tonici, pronti per una prova costume che speriamo di poter esibire. Però noi non si può mai sapere, comunque manteniamo la nostra forma. Quindi oggi gambe e glutei a go go. Quindi l'unica cosa di cui oggi abbiamo bisogno non è una corda, bensì una sedia oppure una banca o comunque uno sgabello, comunque qualcosa che sia ovviamente sicuro. Quindi non è necessario per forza avere un box squat, scusatemi, un box per poter fare gli esercizi che vi proporrò oggi. Quindi, qualora dovessimo affrontare questo allenamento a casa, possiamo tranquillamente usare o una sedia o una banca o comunque qualunque cosa che possa in qualche modo essere sicura, che possa reggere il peso del nostro corpo, oppure tranquillamente, chi ha la possibilità, il classico box da cross training, quindi quello sarebbe proprio l'ideale, oppure la classica panca da pesistica. Quindi prendiamo la panca che normalmente utilizziamo, la panca piana, perché normalmente utilizziamo per fare il nostro sollevamento pesi, possiamo tranquillamente utilizzare anche quella lì. Vi consiglio nel frattempo che aspettiamo qualche secondino, vi consiglio di cominciare a riscaldarvi, quindi iniziamo con una mobilità articolare generale e quindi come vi dicevo poco fa, oggi andremo a mettere a dura prova i nostri glutei, le nostre cosce, e quindi andremo a creare un ottimo allenamento a circuito per innanzitutto perdere un po' di calorie e quindi velocizzare un pochino il nostro metabolismo basale che in questo periodo tende ad assopirsi un po'. E in più ci aiuterà a migliorare la nostra tonicità dei nostri arti inferiori che sono tanto cari, soprattutto al popolo femminile. Quindi ecco che vi mostro quello che è il VUD di oggi, quindi l'allenamento della giornata, e quindi faremo questo tipo di lavoro. Allora, lavoreremo inizialmente con un Tabata, dove alterneremo un jumping jack con degli skip. Quindi lavoreremo con il classico protocollo Tabata, 20 secondi di lavoro, 10 di recupero per 8 cicli, dove alterneremo quindi il jumping jack allo skip. Manterremo circa una quarantina, 40 precisamente secondi di recupero, dove voi mi porterete a conoscenza della vostra situazione dandomi dei feedback. Quindi andiamo con i pollicioni, andiamo con le faccine. Ricordo che questo è un allenamento non semplice, quindi mi raccomando, tutti coloro che lo faranno, bisogna essere molto attenti, determinati e soprattutto veloci. Continueremo quindi con il secondo esercizio che prevede un AMRAP da 8 minuti, in cui andremo quindi ad eseguire box step. E adesso magari dopo, durante, vedrete perfettamente di cosa si tratta. Andremo poi ad alternare con jumping jack, successivamente con squat jump, successivamente quindi con jumping jack,
Successivamente continueremo con un box step laterale, quindi il primo sarà frontale, il secondo laterale, il classico piede scacciapiede, per poi continuare con jumping jack. Essendo questo un AMRAP, andremo a lavorare in maniera continuativa col numero delle ripetizioni che vedete tranquillamente qui segnato, non potete sbagliarvi. Jumping jack ne saranno 10, gli esercizi con il box saranno 6 ripetizioni totali, non per gamba, totali. Quindi per tutti gli 8 minuti andremo ad effettuare questo lavoretto bello preciso a circuito. Quanti più riusciamo a fare all'interno degli 8 minuti, meglio sarà per voi. E ovviamente concluderemo il nostro allenamento con un altro Tabata dove effettueremo il semplice air squat, ma prima faremo 40 secondi di recupero. Non abbiate paura, il tempo verrà scandito tranquillamente durante l'allenamento. Gli esercizi verranno ovviamente eseguiti in contemporanea, quindi in diretta da me, quindi non potete tranquillamente sbagliarvi su quelli che saranno gli esercizi che andremo ad affrontare. Nell'intervallo tra un esercizio ed un altro mi dovete ovviamente far capire, mi fate vedere tranquillamente il vostro pollicione per vedere com'è la situazione, il livello della vostra fitness. E quindi, bando alle ciance, diciamo che il nostro tempo di attesa è terminato, quindi mi raccomando, adesso ci mettiamo pronti per eseguire un riscaldamentino. Qui metto a disposizione il nostro tempo, che lo vedrete qui, io lo vedo rispetto al mio schermo in basso a sinistra, quindi abbiamo il nostro dato, ci mettiamo in piedi, manine alle spalle, iniziamo con la nostra mobilità in rotazione. Quindi andiamo in rotazione, benissimo, manteniamo una rotazione sulla parte superiore, cambieremo tra 3, tra 2, tra 1, cambiamo lato, quindi con molta tranquillità, maniera abbastanza viva, manteniamo questa rotazione per cambiare, andare sul bacino tra 3, tra 2, tra 1 e stop, andiamo col bacino, benissimo, morbido, andiamo col bacino, sempre in rotazione, andiamo a dare degli input alle nostre anche, andiamo, e tra 3, tra 2, tra 1, cambiamo rotazione, andiamo dal lato opposto, benissimo, tra 3, tra 2, tra 1, andiamo con il braccio destro, andiamo in rotazione del braccio destro. Manteniamo una rotazione che non sia eccessiva, stiamo scaldando il nostro corpo, stiamo dicendo che dobbiamo fare degli esercizi, quindi stiamo dicendo là, dai, che tra un po' devi partire, e tra 3, tra 2, tra 1 cambiamo braccio, andiamo dal lato opposto, benissimo, andiamo in rotazione, bene, e quindi mi raccomando ragazzi, oggi è tutto glutei e coscia, arto inferiore a manetta, quindi oggi lasciamo perdere la parte superiore, lavoriamo con la parte inferiore, ci divertiamo così noi del sabato, quindi mi raccomando. E ora entrambe le braccia in modalità dorso, quindi vado e mantengo la posizione cercando sempre di essere il più possibile coerente col movimento, un attimo di stop e andiamo su e giù con la testa, benissimo, e con calma andremo destra sinistra, bene, manteniamo il movimento e andremo con delle rotazioni lentissime, andiamo verso un senso, cerchiamo di completarne almeno 3, sempre in maniera molto lenta e controllata senza creare nessun tipo di dissesto, e cambiamo rotazione dal lato opposto, quindi andiamo in rotazione girando nel lato opposto, bene, con
calma, ci fermiamo e stop, relax. Bene, andiamo in rotazione delle spalle, manteniamo comunque la rotazione sempre controllata, cambiamo rotazione tra 3, tra 2, tra 1, andiamo verso il senso opposto, quindi se andavamo in senso orario, adesso andiamo in senso antiorario, e un attimo di stop. Ci mettiamo in posizione squat e iniziamo con uno squat 90 gradi senza eccessivamente andare giù per ora, stiamo scaldando il nostro corpo, manteniamo quindi una mobilità. Già qui dobbiamo cercare di avere un'idea di quella che potrebbe essere l'esecuzione degli squat che andremo ad effettuare tra un po', e stop, relax, sciolgo le mie zampe, vado in flesso, estensione dell'anca di destra. Bene. Benissimo. E tra 3, tra 2, tra 1, cambio lato. Benissimo. Mantengo ancora. Tra 3, tra 2, tra 1, cambio e andrò con la gamba destra in apertura e chiusura. Quindi cercherò di slanciare l'anca il più possibile e cambio lato, faccio circa 5 e stop, relax, sciolgo le zampe, mi rimetto in posizione squat. Ora cerchiamo di andare un pochino più giù e andare sulle punte, quindi vai, relax, benissimo, ci mettiamo a terra, un piccolo allungamento, andiamo da un lato, mantengo per 3, 2, 1, lato opposto, mantengo per 3, 2, 1, stop, vado in centripetto, mantengo per 3, 2, 1, cambio, mantengo per 3, 2, 1, cambio, andiamo gli adduttori, mantengo per 3, 2, 1, cambio, unisco i piedi, vado in avanti, mantengo per 3, 2, 1, cambio. Andiamo con il braccio, mantengo per 3, 2, 1, cambio, mantengo per 3, 2, 1, cambio, andiamo su, mantengo per 3, 2, 1, cambio e dall'altro lato mantengo per 3, 2, 1, relax. Bene, ci possiamo mettere in piedi. Lavoreremo quindi adesso col primo esercizio, quindi un Tabata, e alterneremo jumping jack a degli skip che non devono oltrepassare l'altezza dell'anca. Quindi lavoriamo con uno skip basso o medio. Tranquillamente, non andremo a effettuare nessun tipo di esagerazione per ora. Manteniamo solo la massima velocità sostenibile all'interno dei 20 secondi di lavoro. Quindi cominceremo tra 10 secondi e quindi tra 3, 2, 1, prego, si parte e andiamo. Jumping jack. Benissimo, 20 secondi jumping jack in maniera di massima velocità sostenibile. Vado, mi porta a toccare, un attimo di stop, 10 secondi di recupero. Lo alterneremo con dello skip. Quindi mi raccomando, lo skip non deve superare il bacino. Quindi manteniamo la linearità
questo niente di particolare, manteniamo la linearità dello skip, ovvero ginocchio, spalla, manteniamo per i nostri 20 secondi e un attimo di stop. Adesso riproporremo il nostro jumping jack precisamente 3, 2, 1, andiamo sul jumping jack. Bene, massima velocità sostenibile, mi raccomando, sono tutti esercizi che possono e devono essere fatti con le scarpe qualora non avessimo una pavimentazione morbida. Relax, bene, e tra 3, 2, 1, via, siamo gli skip. Bene, mantengo il movimento per 20 secondi, linearità delle ginocchia rispetto alle spalle. E relax, 10 secondi, respiriamo, recuperiamo, 3, 2, 1, jumping jack. Bene, andiamo, non molliamo, manteniamo massima velocità sostenibile. Bene, dobbiamo affrontare il sesto ciclo, tra 2, tra 1, andiamo di skip. Bene, sempre lineari ragazzi, ginocchio spalla. Un attimo di relax. E tra 4, 3, 2, 1, jumping jack. Bene. E mantengo, relax, di nuovo, se non mi sbaglio, sì, è l'ultimo, skip, 2, 1, prego, benissimo, manteniamo la linearità del ginocchio con le spalle. Per 20 secondi, massima velocità sostenibile e stop. Bene, da qui 40 secondi di recupero prima di passare all'AMRAP, quindi il nostro primo esercizio è andato. Quindi adesso vi rispolvero, lavoreremo con 6 box step, 10 jumping jack, 6 squat jump, 10 jumping jack, 6 box step laterali, 10 jumping step, jumping jack, e continueremo fino alla fine degli 8 minuti. Programmo il nostro esercizio. Bene. Il riposo, niente. Ciclo, ok. Bene, abbiamo il nostro tempo. Bello, preciso e programmato. Fatemi vedere qualche pollicione se è tutto ok. Nel frattempo mi preparo bello preciso quello che sarà il mio
la mia postazione. Bene, quindi siamo precisi qui, perfetti. Vediamo un po', non vorrei creare dissesti enormi, quindi lo mettiamo qua che forse è meglio. Perfetto, bene, pollicione in alto. Ragazzi, si parte con 6 box step tra 10 secondi. Box step, ovvero ci mettiamo di fronte alla panca, gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, 6 squat jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, e 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo. 6 box step laterali, metto di fianco ed è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di nuovo 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax, bene. Di nuovo secondo giro, recupero giusto quello che mi serve e di nuovo box step. 6 ripetizioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, perfetto, 10 jumping jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, squat, jump, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, 10, jumping jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, e andiamo con 6 box step laterali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, 10 box, scusate, 10 jumping jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, se ho bisogno di tempo, ok, se no, 6 box step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e da qui 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, e laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, e 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, di nuovo, se ho bisogno di tempo, ok, no, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, e da qui, di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bene, jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, jumping, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, jumping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, laterale, frontale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bene, frontale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, 10, jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, 10, jack, 1, 3, 5, 7, 9, 10, benissimo, laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, jack, andiamo, 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 1, 3, 5, 7, 9, 10, benissimo, frontale, andiamo, andiamo, un minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, andiamo, andiamo, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andiamo, frontale, 1, e stop, benissimo, 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 recupero ragazzi, andiamo, anche il secondo è andato, bene, nel frattempo che recuperiamo dai nostri 40 secondi, datemi un feedback, andiamo con un pollicione o con una faccina, preferisco le faccine tristi, dai pollicioni su, comunque, bene, andiamo, continuiamo, quindi proseguiamo con un altro Tabata, dove affronteremo un air squat, programmo il nostro film che partirà tra pochissimo, bene, vedo qualche pollicione, benissimo, ecco qua, e quindi
Lavoreremo. Oh, qualche faccetta triste. Bene, 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 vuol dire che stiamo lavorando. Bene, tra 10. Tabata, air, squat, quindi squat, corpo libero. Ci mettiamo in posizione, 2, 1, preso. Benissimo, non fatemi vedere questo. Giù, andiamo qua, qua. Stiamo sui piedi, cerchiamo di stare sui piedi. Manteniamo la colonna in maniera fisiologica. Cerchiamo di rompere il parallelo. Cerchiamo di andare giù, oltre il parallelo, anche di poco, ma oltre il parallelo. Tutti coloro che hanno delle difficoltà rimarranno all'interno della fattibilità. Quindi, mani come se volessimo andare a prendere qualcosa da per terra. Posizione delle cosce sempre in spinta. I piedi abbastanza larghi, almeno un palmo più delle nostre spalle. Ne andiamo in squat e andiamo a rompere leggermente il parallelo. Recuperiamo. Dobbiamo fare il terzo degli 8 cicli, quindi come dicevo, posizioniamo, andiamo, rompiamo il parallelo, vedete? Benissimo, la linea della coscia, oltrepassa il ginocchio, quindi osso sacro, dorso, testa, sempre in posizione e andiamo. Bene, non sto lì a dirvi ogni considerazione tecnica del caso, ma sappiate che comunque bisogna essere precisi. Vai, di nuovo, aria, fuori, aria, fuori, aria, fuori, aria, fuori, aria, fuori, aria, fuori, aria. Mi sono perso su quelli che sono i conti. È il quinto. Andiamo. Ci siamo, siamo quasi arrivati. Andiamo. Cerco di cambiare di posizione in modo tale che potete vedere un pochino meglio come il movimento. Bene, un attimino che non ricordo. Settimo. Perdiamoci sempre puliti. Osso sacro, dorso testa, rompo il parallelo, guardo avanti, non guardo su, guardo avanti, perché ogni curva che andiamo a modificare modificherà anche le altre. Quindi andiamo e stop. Benissimo. Bene ragazzi, ottimo. Attendo vostri feedback ragazzi. Spero che come me abbiate sudato un pochino. Bene, il livello di oggi è sempre fantastico. Quindi proseguiamo con un po' di stretching. Concludiamo quindi la nostra seduta con un po' di allungamenti. Quindi ci mettiamo in apertura delle gambe.
diamo un allungamento, questa volta manterremo le posizioni un pochino più di quelle che normalmente facciamo all'inizio. Quindi, come vi dicevo, nello squat soprattutto questi senza sovraccarico deve essere tutto, ripeto, tutto preciso e perfetto. Dobbiamo essere coerenti nel movimento, anche sotto stress. Andiamo dal lato opposto, quindi un esercizio che può sembrare banale come l'air squat, il perdi, non dici non sto usando nessun carico, ma lì si vede effettivamente l'efficienza del nostro sistema nervoso. Sotto fatica non dobbiamo assolutamente creare delle deviazioni al movimento, quindi l'andata e il ritorno dal primo all'ultimo dovranno essere sempre uguali. Quando diciamo che dobbiamo rompere il parallelo, vuol dire che il nostro bacino deve scendere al di sotto di quello che è il ginocchio, ma per fare questo è necessario mantenere la colonna in allineamento e quindi il core deve essere stabile. Questa è la prerogativa principale per poter passare esercizi in sovraccarico. Da qui andiamo in avanti, ragazzi, scusate che mi perdo un pochino in chiacchiere, ma per farvi capire quali sono i concetti, soprattutto in che visione vorremmo portare i nostri allenamenti, seguendo una linea che molto spesso è la più difficile. Non vi sto qui dicendo che ci siano strategie, metodi, scorciatoie per fare in modo che non è neanche giusto il, come si dice, no pain, no gain, cioè non esiste questo tipo di discorso. Esiste che noi dobbiamo allenare il nostro corpo al movimento e alla performance, quindi renderlo più abile all'interno di alcuni contesti motori. Quindi mi raccomando, dobbiamo seguire sempre e comunque delle linee guida, dobbiamo essere perseveranti, non abbatterci, ma poter anche in qualche modo provare a fare qualcosina in più rispetto alla normalità. Bene, da questa posizione andiamo ad allungare anche i nostri quadricipiti, che avranno sicuramente un loro ruolo, così come anche la parte posteriore della coscia, e quindi manteniamo la posizione più a lungo rispetto a quello che era inizialmente. Cambiamo la posizione da 3, da 2, da 1, andiamo dal lato opposto, andiamo in allungamento del lato opposto, mantengo la posizione. Quindi anche oggi è stato un ottimo allenamento, mantengo la posizione, sono divertito, spero che anche voi che mi seguite siate contenti di come è andata. Oggi è diciamo il secondo video che pubblico nella giornata, quindi abbiamo fatto un video molto più posturale che vi consiglio a tutti quanti, soprattutto i sedentari, di andare a vedere, in modo tale che possiate iniziare a fare un piccolo lavoretto a casa. Avete tante possibilità, fino a quando abbiamo due braccia e due gambe ed un pavimento possiamo fare mille miliardi di cose. Quindi con questo vi saluto, vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale YouTube per continuare a seguire tutte quelle che saranno le novità, di ovviamente mettermi un mi piace se sono stato ovviamente di vostro gradimento, di quindi attivare la campanella sul mio canale YouTube in modo tale che ogni volta che ci saranno nuove pubblicazioni sarete informati, perché mi sto diciamo muovendo anche per fare altre iniziative più che altro informative. Quindi mi raccomando, vi ringrazio, buona giornata a tutti e alla prossima, statemi in forma.